quando noi amministratori contestiamo duramente i tagli, non è un fatto politico, è un fatto che si traduce in fatti che poi voi vedete quando raccogliete le giuste ricriminazioni dei cittadini. Cioè, quando tagli al sociale significa che tu hai meno servizi sul territorio, quando tagli alla cultura vuol dire che rischi di chiudere i teatri, quando tagli ai servizi essenziali rischi di non avere pattuglie la notte per presidiare il territorio. Quindi noi ce la mettiamo tutta, ce la metteremo tutta e se possibile ancora di più, come sempre. Quindi non siamo mai soddisfatti del lavoro fatto, però posso dire che questa città, sia stamattina al funerale, sia in queste ore e sia nei prossimi giorni, dimostra che la stragrande maggioranza dei napoletani e degli abitanti di questa città è per il riscatto civile, per la rivoluzione culturale, per il no alla camorra, e lo vogliamo dimostrare in un senso anche che è tutto nostro. Non serve la militarizzazione dei territori, servono attività concrete, e le attività concrete sono fatte anche delle cose di cui stiamo parlando oggi: asili nido che si aprono, centri culturali che non chiudono, iniziative di accoglienza pronte ad accogliere tutti. Insomma, ce la mettiamo tutto, però che il governo si accolga dell'errore che sta facendo in questi anni.